la domanda se siamo veramente degli animali narrativi, se siamo degli storytelling animals, è una domanda più complicata di quanto possiamo immaginarci. È sicuramente una domanda importante, rilevante, in particolare per gli storici, ma in particolare un po' per tutti, quando ci chiediamo, per esempio, se diciamo, possiamo capire le nostre vite indipendentemente dalle storie che raccontiamo sulle nostre vite. E certo, noi siamo curiosi di sapere se c'è qualcosa, per esempio, dentro il nostro cervello, nel modo in cui siamo fatti, che ci costringe a pensare le nostre vite in termini di storie e magari anche di termini di storie coerenti. Ma se ci pensiamo bene, non è solo quello, perché ciò che ci interessa capire è anche se c'è qualcosa che noi possiamo guadagnare in termini di vita buona attraverso modi diversi di raccontare le nostre vite. E quindi, diciamo, la complessità dell'interrogativo, del quesito riguardo alla nostra natura di storytelling animal ha un impatto non solo sulla descrizione di come siamo fatti noi come persone, ma anche sulla questione ancora più rilevante di che tipo di persona vogliamo essere.